Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le news della settimana. Partiamo con una notizia molto interessante per tutti i fan di Hayazawa e del bel manga. Infatti Planet Manga, dopo l'annuncio della nuova edizione di Paradise Kiss, ha annunciato anche che la più celebre opera di Hayazawa, ovvero Nana, godrà di una nuova edizione. Attraverso Facebook, Planet Manga infatti ha annunciato una nuova edizione di Nana, che sarà ribattezzata per l'occasione Nana Reloaded Edition e che debutterà a maggio. La primavera Planet Manga, si legge nel comunicato, risuonerà delle note dell'intramontabile capolavoro di Hayazawa, le vicende di Nana Ozaki e Nana Komatsu tornano in una spettacolare nuova veste, tutta da rileggere per emozionarsi ancora come la prima volta. Nana Reloaded Edition vi dà appuntamento a maggio, mentre a marzo, come vi dicevo prima, vedremo la nuova edizione di un altro classico dell'Hayazawa, ovvero Paradise Kiss. In patria, Nana ha debuttato sulla rivista Cookie edita dalla Shueisha il 26 maggio del 2006 ed è ferma dal 2009 a causa di presunti, ancora non rivelati, problemi di salute dell'autrice. Al momento conta 21 volumetti, ha ispirato un anime televisivo e due film live action. Il numero 10 della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten ha annunciato la produzione di una nuova serie anime televisiva tratta dal manga Beastars di Paru Itagaki, che verrà realizzata dallo studio Orange, famoso per Land of the Lustrous e Dimension V. Quest'opera è serializzata in Giappone sulle pagine di questa rivista dal 2016 e conta al momento 12 volumi. Ha ricevuto anche diversi premi ed è molto apprezzata da critica e pubblico, è stata premiata infatti nel 2018 ai Tashō Award, ai Kodansha Manga Award, ai Japan Media Arts Festival Award e ai Tezuka Osamu Cultural Prize. Mentre in Italia vedremo l'opera a marzo pubblicata da Planet Manga. E sempre a proposito di anime, il sito ufficiale dell'attesissima trasposizione animata di Vinland Saga, uno dei più grandi capolavori manga degli ultimi tempi, firmato da Makoto Yukimura, ha svelato il primo trailer per l'anime e tante altre informazioni. Questa serie animata verrà trasmessa in tutto il mondo, quest'anno nel 2019, su Amazon Prime Video. Europa, undicesimo secolo, i popoli vichinghi sono ormai una forza inarrestabile e nessuna costa del continente può dirsi al sicuro, dalle navi con la prua di drago. Inizia l'epica narrazione di Vinland Saga, in cui si intrecciano la grande storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn, il cui unico scopo è placare la sua stessa sete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di una torma di vichinghi. Shizuka Ishigami interpreterà Thorfinn da bambino, Yuto Uemura interpreterà Thorfinn da grande, mentre Kenichiro Matsuda sarà Thors. L'anime sarà prodotto da Wit Studio, con la regia di Shuei Yabuta, già visto all'opera su Inuyashiki. Hiroshi Seko dell'Attacco dei Giganti sarà lo sceneggiatore e Takahiko Abiru il character designer. Yutaka Yamada comporrà la musica, Ken Hashimoto gestisce la colorazione chiave e Yusuke Takeda dirige il reparto artistico presso Bamboo. Mayu Takeana dirige la computer grafica e Chiptune gestisce la 3D CGI. Yuki Kawashita è il direttore della fotografia e Kashiko Kimura cura il montaggio, mentre Shoji Hata gestisce il sonoro presso Sound Team Don Juan. L'account Twitter ufficiale dell'anime ha pubblicato le informazioni sul cast e su Yamada in inglese, così che la gente di tutto il mondo possa retweetare questo tweet, avendo anche la possibilità di vincere un poster firmato dai membri del cast. Tra pochi giorni sarà San Valentino e Weekly Shonen Jump, la storica rivista ammiraglia della Shueisha, si prepara a celebrare la festa degli innamorati insieme ai protagonisti di Bokutachi, Wabenkyu, Gade Kinai e Ghostin, la locanda di Yuna. A loro sono dedicate la copertina e la doppia pagina a colori di questa uscita, ovvero del numero 11 del 2019. Chi riuscirà a consegnare i cioccolatini al proprio amato quest'anno? Nel corso di questi ultimi giorni, in occasione del lancio internazionale di Manga Plus, l'applicazione di cui abbiamo parlato nello scorso video delle news, la Shueisha ha tenuto un'intervista con Mikio Ikemoto, il disegnatore che ha le redini e che sta portando avanti la parte grafica del manga sequel di Naruto, ovvero Boruto Naruto Next Generation. La serie manga, serializzata su Weekly Shonen Jump, è scritta da Ukyo Kodachi ed edita e supervisionata da Masashi Kishimoto, l'autore del manga originale. L'opera al momento conta 7 volumetti disponibili per l'acquisto e 31 capitoli realizzati, e Shueisha ha chiesto al disegnatore giapponese, originariamente assistente proprio di Masashi Kishimoto, su Naruto quali sono i piani editoriali di Boruto per il futuro, in particolare per quanto l'autore vorrebbe che durasse questo sequel. E le parole di Ikemoto al riguardo sono state queste:
La mia priorità assoluta è di completare l'intera storia di Boruto e non ho intenzione di estenderla troppo. Poiché Naruto è composto già da un totale di 72 volumi, spero di completare la mia serializzazione in 30 volumi, così da permettere alla saga completa di raggiungere interamente i 100 tankobon. Il 31 gennaio scorso si è svolta la festa per l'anno nuovo dello studio Kara, dove si è annunciato anche l'inizio ufficiale del doppiaggio di Evangelion 3.0 più 1.0. In corrispondenza al grande evento, tramite l'account Twitter di Evangelion è stata pubblicata una foto in cui vediamo ritratti Hideaki Anno, Megumi Ogata e altri membri del cast, con la didascalia "Ha avuto luogo Luci Iri di Evangelion 3.0 più 1.0. Grazie mille a tutti i presenti e a tutto il cast. Ci impegniamo a lavorare al film". Come era già stato annunciato lo scorso luglio, il conclusivo film della tetralogia Rebuild of Evangelion è atteso per il 2020. Buone notizie anche per i fan di Mamoru Osada, infatti il listino delle prossime uscite del distributore Terminal Video Italia riporta che il film d'animazione candidato agli Oscar, ovvero Mirai, proprio di Mamoru Osada, già conosciuto per altre bellissime opere come Summer Wars e Wolf Children, verrà pubblicato da Dainity in un video il 24 aprile 2019. Ed uscirà in tre diverse edizioni, DVD Standard, Blu-ray Standard e Limited Edition. Il DVD standard avrà un costo di 14,99€, il Blu-ray standard di 19,99€, mentre la Limited Edition con in box Digipack conterrà due Blu-ray più il DVD più due booklet più card più poster e anche degli extra come il trailer, la presentazione, un documentario, un making of e delle interviste, avrà un prezzo consigliato al pubblico di 44,99€. Il film parla di Kun-chan, un bimbo un po' viziato che sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli ha rubato l'amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella vita e dalla gelosia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal futuro e il resto è tutto da scoprire. È stato annunciato un nuovo anime, un nuovo, credo, remake per un grande classico dell'animazione, ovvero Bem il mostro umano. Questo nuovo anime sarà intitolato semplicemente Bem e il suo debutto è previsto già per quest'anno. Il sito web dedicato all'opera ha anche iniziato a trasmettere un video promozionale teaser per questo anime. Questo cartone animato farà parte del progetto per il 50° anniversario di questo franchise. Katsuyuki Konishi darà la voce a Bem, Mao darà la voce a Bera e Kensho Ono interpreterà Biro. Yoshinori Odaka dirigerà l'anime per Land Q e Atsuhiko Tomohika è responsabile della sceneggiatura della serie. Masakatsu Sunagawa adatta ai disegni dei personaggi originali di Range Murata e NAS sta pianificando il progetto in collaborazione con Production IG. E queste erano le news della settimana. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Se volete aiutare il video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando le notifiche, oltre che a condividerlo. Aprite il box informazioni per avere tutte le info su come supportare il canale. Seguitemi anche su Instagram e su Facebook, dove posto giornalmente nuovi contenuti riguardo ai fumetti che leggo e non solo. In descrizione trovate anche il link per la maglietta di Kirio 1984. Questo credo che sia tutto. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!